Pellissero è un disegnatore di paesaggi in realtà, perché avete queste vigne meravigliose in cui stiamo passeggiando e io sto degustando nel frattempo il tuo barbaresco Tulin. Raccontami, i tuoi vigneti sono tutti compatti in una stessa zona o invece avete la difficoltà di vendemmiare un po' qui, un po' là, un po' parcellizzato? Ci troviamo qua in uno di quelli che sono i più grossi, praticamente nel secondo corpo aziendale dell'azienda come dimensioni. In questa zona qua siamo riusciti ad accorpare negli anni, in questi 20 anni di sviluppo dell'azienda, una superficie abbastanza consistente di terra, perché qua abbiamo circa 12 ettari di terreno in un corpo unico, cosa molto difficile da trovare nelle Langhe, perché il territorio delle Langhe è un territorio molto frastagliato. La superficie media nella zona del Barbaresco si aggira tra un ettaro e mezzo. Voi immaginate che ci sono circa, io vado per numeri molto grossi, circa 150 produttori di Barbaresco per una superficie che si aggira tra i 650 e i 700 ettari. Noi abbiamo avuto la fortuna di accorpare le nostre proprietà, abbiamo avuto la fortuna in questi anni di crescere, ma di crescere cercando di legare un pezzo di terra all'altro. Ma quando siete nati? In che anno siete nati? L'azienda è partita con le prime bottiglie nel 1960, perché mio padre ha iniziato ad imbottigliare nel 1960, ma probabilmente io non sono andato a controllare queste cose, se no mi faccio l'idea di essere troppo vecchio, ma probabilmente il nonno di mio nonno viveva nella stessa casa dove vivono i miei genitori attualmente e faceva lo stesso lavoro. Siamo una generazione di contadini, lavoriamo la terra perché questa è la nostra passione, perché questo è il nostro pedigree, questo è quello che abbiamo nel DNA. E quello che dico sempre io è che mia madre molto spesso conosce meglio le piante di vite di quello che conosce me, quindi questo è un po' quella che è la nostra filosofia. Passione per questo territorio.